Ministro, Ministro, quali sono le linee guida per l'export italiano? Noi stiamo lavorando per far crescere ancora di più, visto che i dati anche di oggi sono molto incoraggianti, però possiamo e dobbiamo fare di più. C'è un grande mercato, che è quello dell'Italian Sounding, per esempio, che deve essere occupato dal Made in Italy vero. Cioè, se piace il finto italiano, figuriamoci quanto può piacere l'Italia. Se soltanto il richiamo è così, piace così tanto sui mercati internazionali, figuriamoci l'originale. Quindi lavoriamo molto per questo, punteremo su missioni per la crescita e lavoreremo in sintonia, in sinergia, governo, tutti i ministeri competenti e imprese, grandi, medie e piccole, in tutti i settori, insieme alle Camere di Commercio, insomma, per favorire una sempre maggior presenza del nostro Paese. Con missioni per la crescita, ne abbiamo già in programma in Serbia, in Kosovo, in Egitto, insomma abbiamo missioni importanti in tutto il mondo da fare, proprio per favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese e per favorire soprattutto l'export del nostro Paese.